Dove sono le selezioni oggi? Siamo a Rivanazzano Terme per raccontarvi la storia del ristorante Il Selvatico. Pensate, per 4 generazioni, uno dei migliori indirizzi del territorio. Andiamo a scoprire il loro segreto. Eccoci qua con Piera Selvatico che ci racconterà un po' della sua storia del ristorante, vero? Sì, con piacere. Mi occupo di questa attività da tanti anni. Questa attività è stata fondata dalla nonna di mio marito nel 1912. Le mie figlie, per fortuna, hanno deciso di fermarsi qui e rappresentano la quarta generazione. Michela in cucina, con me, o magari io con lei, perché i ruoli poi con l'età cambiano. La Francesca invece è in sala con suo marito e si occupano della ricezione e di far conoscere i vini e spiegare i piatti che presentano. Se le chiedo qual è il suo segreto, lei cosa mi risponderebbe? Ah, senz'altro la passione e la curiosità. La passione per trasmettere ai nostri clienti tutto quello che possiamo darle attraverso il nostro lavoro. E poi la curiosità, anche perché si incontrano talmente tante persone. Poi con la cucina io arrivo alla storia, alla pittura, a tutto. E quindi ecco, anche se magari rimaniamo chiuse, io e la Michela, per giorni e giorni chiusi in cucina, però possiamo sempre spaziare tantissimo. Ecco, ci ha raggiunto anche la Michela che ci racconterà un po' sui prodotti che utilizzano nella loro cucina. Abbiamo preparato un po' di tutti del nostro territorio, dalle farine con i nostri pani fatti con lievitazione naturale, grani antichi e farine oltre po'. Le nostre le paste sono i taglierini, le tagliatelle di castagne di questa stagione e gli agnolotti che non possono mancare e per finire il nostro piatto del buon ricordo che è malfatto. O per poi avere i nostri salumi e il lardo che facciamo noi la marinatura e la stagionatura. Invece il salame è salame di pazzi e invece un altro salame fatto da un piccolo produttore. Per poi finire con i nostri formaggi e con le nostre mostarde che faremo con la frutta di mele cotogne e pere ghiacciole. Piera, allora ci vuoi parlare di uno dei tuoi cavalli di battaglia? Sì, sono i malfatti, sono un piatto di recupero. Perché erano a base di pane raffermo, di erbe, quelle in primavera, anzi depurative, quindi andava proprio bene per quelle circostanze. In estate invece vengono fatti con il verde delle zucchine e in autunno con la zucca. Ecco qui il piatto finito, malfatti con erbe di campo e fiori edibili del nostro orto. Allora non ci resta che assaggiare. Ciao, io sono Sergio Daglia, sono il marito di Francesca Selvatico, mi occupo con Francesca della sala e di conseguenza anche della nostra cantina. Questa è la nostra cantina fantastica, abbiamo tantissimi vini, soprattutto legati al nostro territorio. Abbiamo una parte in cui abbiamo i nostri rossi giovani, una parte in cui invece abbiamo i rossi un attimino più importanti. Nel pupitre abbiamo le nostre bollicine sempre legate al nostro territorio. Abbiamo anche un angolino dove ci sono logicamente i bianchi sempre della nostra zona e poi abbiamo una cantina dal mio punto di vista pazzesca, perché andiamo a prendere dei vini di qualche anno fa di tutta Italia e di tutto il mondo. Questi sono i vini che noi per fortuna negli anni d'oro utilizzavamo, non dico quasi tutti i giorni, però utilizzavamo spesso. Allora, questi sono i vini che raccontano il nostro territorio. Tra l'altro questa bollicina qua è datata 1966, quindi un anno fantastico perché sono nate persone fantastiche come me. E qua invece siamo il Barbacarlo di un'annata anche qua importantissimo, e sono quelli che vanno a raccontare il nostro territorio. Se andiamo a vedere le etichette di Laversa, c'è scritto Antico Piemonte e questo la dice lunga. Allora Sergio, mi hanno detto che sei anche un bravissimo barman, è vero? Bravissimo, mi fai un grandissimo complimento. Allora, io per tanti anni ho fatto il barman e mi sono divertito a fare la miscelazione di tantissimi ingredienti. Sono riuscito ad ottenere anche qualche risultato importante,
Tra le altre cose si parla dello spritz pavese, l'oltremento che tra le altre cose è andato sulla carta dei cocktail a New York, tra le altre cose, e questo per me è sicuramente un vanto, ma poi mi diletto ancora qualche volta a fare qualche miscelato per i nostri clienti. Spero proprio che ci veniate a trovare e noi saremo a disposizione vostra per prendervi per la gola, per farvi conoscere i nostri profumi, le cose che rappresentano il nostro territorio e tutti i prodotti del nostro territorio. E io vi aspetterò qua da noi al ristorante per dare un consiglio giusto per l'abbinamento ai nostri piatti. Ci sentiamo veramente gli ambasciatori di tutto quello che viene prodotto e allevato qui.